Bocciatura da parte del Collegio dei Revisori dei Conti per il regolamento per la gestione dei beni comunali. Il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale è stato respinto per via della mancanza del parere contabile e dei contratti sottoscritti con i comitati di quartiere. Il regolamento tornerà in aula il 9 ottobre, con lo stesso testo già approvato nella precedente seduta e con tutti i pareri necessari. La necessità di ritornare in Consiglio, spiegano dall'amministrazione, è collegata semplicemente con la tempistica e non con la legittimità delle previsioni. Dai banchi dell'opposizione, però, è polemica, come conferma il capogruppo di Liberi e Uguali, Antonio Conte. Che cosa è avvenuto? Che il 26 di settembre poi, quindi successivamente ovviamente al Consiglio Comunale, i revisori del conto nella verifica delle deliberazioni di giunta e di consiglio hanno evidenziato per quanto riguarda questa delibera un errore di fondo, quindi come dire, un problema di fondo, per cui hanno espresso parere sfavorevole alla delibera e questa delibera ovviamente deve tornare in Consiglio Comunale che faremo giorno 9 di ottobre, martedì prossimo praticamente. Questo che cosa significa? Questo significa una cosa purtroppo grave, semplice da spiegare ma gravissima, perché in effetti un revisore del conto che ti viene a bocciare una delibera che deve regolamentare la gestione appunto dei beni patrimoniali e te la boccia, significa che c'è pressappochismo, c'è come dire superficialità e soprattutto c'è una forma come dire, di arroganza da parte della maggioranza, in particolare del sindaco, quindi di chi presiede il Consiglio Comunale, che le cose si possono fare così, anche con superficialità e pressappochismo.